Nel libro di Geremia, libro di Geremia, beh, io ho detto di sedervi, ma visto che abbiamo una buona abitudine, perché in onore all'autorevole parola di Dio la leggiamo in piedi. E quindi capitolo 6 di Geremia, leggeremo solamente il versetto 16. Amen. Ed è bello ascoltare Dio che parla alla nostra vita. Amen. E Dio ancora oggi parlerà alla vita di ciascuno di noi, attraverso la sua parola, attraverso la lettura della sua parola, ma anche attraverso l'esposizione del messaggio della sua parola. Al Signore tutto l'onore e la gloria. Versetto 16, capitolo 6, Geremia, testualmente leggiamo: così dice il Signore, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Ma quelli rispondono: non ci incammineremo per essa. Signore, ti ringraziamo e ti benediciamo perché ancora oggi la tua parola parlerà al nostro cuore. L'esposizione del messaggio della tua parola, Signore, sarà una lampada al nostro cammino. E ti prego, Signore, che tu ci dai discernimento, intendimento, chiedo unzione su di me mentre esporrò, Signore, il messaggio della tua parola, che siano parole che escono direttamente dal tuo cuore e che possono andare ad effetto e portare effetti ed effetto nel cuore di tutti noi che la riceveremo. Pertanto, come sempre, la tua unzione su chi parla, ma anche su chi ascolta, e la guida dello Spirito Santo, la tua ispirazione, soffia le tue parole nel mio cuore, nella mia mente, affinché possa proferire e pronunciare i tuoi oracoli. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Dio. Questa mattina voglio parlare di sentieri, di vie, di sentieri. E anche mi voglio soffermare a considerare gli appelli che spesso e volentieri la scrittura, che Dio per mezzo della sua parola ci rivolge. Sapete, dalla parola di Dio noi riceviamo consiglio. Infatti la parola viene descritta nella scrittura, nella Bibbia. L'Apostolo Paolo spesso diceva: io non mi sono tirato indietro nel darvi tutto il consiglio. Dio non obbliga nessuno, noi riceviamo consigli e poi sta a noi decidere cosa fare dei consigli che noi riceviamo da parte di Dio direttamente, da parte della parola di Dio. Riceviamo appelli, riceviamo esortazioni. L'Apostolo Paolo diceva a Timoteo, al giovane Timoteo, nelle sue indicazioni, quale giovane pastore della chiesa di Efeso, diceva: predica la parola, insisti a tempo e a fuori di tempo. Sta dicendo: continua, non ti fermare mai. E poi diceva: quando serve, incoraggia; quando serve, rimprovera, non ti tirare indietro; quando serve, esorta. Perché la parola è parola, è la parola di Dio, e Dio nella sua parola, attraverso la sua parola, ci incoraggia, ma quando ci serve, fa in modo, ci parla per fare in modo che possiamo continuare a camminare sulla via che Gesù ha tracciato. Amen. Essendo seguaci di Cristo, ovvero cristiani, siamo chiamati a continuare a camminare per quella via, la via che il Signore Gesù ha tracciato ad ognuno di noi. Ora voglio iniziare con il dire che noi corriamo sempre. La nostra vita è una vita, non dico di cammino, di corsa. Corriamo sempre, facciamo tante cose, prendiamo tante decisioni, ma ogni tanto la Bibbia, Dio ci dice: fermatevi.
ogni tanto, non dico sempre, ogni tanto ci dobbiamo fermare. Difatti, il contesto dove viene riportato questo passaggio è un contesto vissuto dal popolo di Israele non tanto dei migliori, dove facevano di tutto e di più, c'era poca sottomissione, avevano deviato da quello che era il cammino iniziale, c'era ribellione, c'era tanto altro, e quindi ad un certo punto Dio parla al popolo attraverso il profeta Geremia, e il compito del profeta Geremia non è stato dei migliori, perché nel capitolo 1, quando Geremia riceve proprio l'incarico da parte del Signore, lui non si sentiva molto all'altezza e non avrebbe voluto fare quello che il Signore gli stava chiedendo di fare. Mi sembra un altro Giona, quando gli viene chiesto di andare a Ninive, no, dice io non ci vado, vai a dire a quella città che stanno perendo e stanno facendo una brutta fine. E lui, Giona, vi ricordate, non era molto per la quale, però non sempre facciamo quello che vogliamo fare. A volte Paolo diceva quello che voglio fare, quello non lo faccio, e quello che non voglio fare, quello faccio, no? D'altronde il Signore ha chiamato Geremia, ha chiamato Giona e tanti altri a parlare e ad essere strumenti nelle mani del Signore. E il compito di Geremia era un compito arduo per quel popolo storico, o per il momento storico di quel popolo, al punto che Geremia era stato stabilito da Dio su quel popolo per fare che cosa? Al versetto 10 del primo capitolo si legge che Dio parla a Geremia e dice: vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, capitolo 1 di Geremia, per sradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere e poi per costruire e per piantare. C'è un detto popolare che oggi dice che per fare ordine bisogna fare, conosciamo tutti, no? E non è sempre facile mettere le mani laddove non le vorremmo mai mettere. Sapete, noi tutti nella nostra vita abbiamo delle aree o delle situazioni che viviamo che non vorremmo mai andare a toccare, perché sappiamo che nel momento in cui mettiamo le mani negli sgabuzzini o nelle cantine, non vi dico la mia cantina, ogni tanto io apro la cantina, metto e me ne vado, e la cantina mi parla e mi dice: ma quando mi viene a sistemare? Non lo so. Ci sono tanti lati della nostra casa che sappiamo che hanno bisogno di essere sistemate, hanno bisogno di ricevere un po' di ordine, c'è bisogno di sradicare, demolire, c'è bisogno che magari andiamo a buttare via qualcosa e di non conservare sempre tutto. Io sono a casa mia quello che butta via tutto, mia moglie conserva sempre tutto, non so se è solo mia moglie, ma sono tutte le donne così, no, non sono così. Poi dopo qualche settimana mi chiede, mi dice: ma dov'è quella cosa là? Io so che l'ho buttata e non ho il coraggio di dirglielo. Dico: ma era là? Dice: non mi dire che l'hai buttata. Purtroppo sì. Butto via tutto io, no? Per fare ordine. Ci sono cose nella nostra vita che hanno bisogno di essere prese e buttate via. Sono delle situazioni che sono spazzatura. Sono cose che sicuramente non fanno del bene alla nostra vita, e ci sono situazioni che noi conosciamo molto bene, perché noi tutti sappiamo nella nostra casa dove teniamo la spazzatura. Noi tutti sappiamo che la cantina è lì che aspetta che qualcuno ci metta le mani, e questo qualcuno sei solamente tu che conosci casa tua, e non possono venire altri a mettere le mani nelle tue cose. A meno che non è il ladro.
il diavolo che viene per rubare, ammazzare, rubare, distruggere, no? Quando il ladro arriva, di solito non porta via la spazzatura, porta via le cose buone, l'oro, le cose che abbiamo più al nostro cuore, ma ci sono altre cose nella nostra vita che devono essere sradicate, abbattute, demolite, che possono essere pensieri, modi di fare, abitudini e situazioni che fanno parte del nostro passato, situazioni che fanno parte del nostro ieri, situazioni che magari noi non vorremmo mai sradicare, demolire, abbattere, perché a volte ci sono situazioni di comodo. Un paio di settimane fa Alessandro Bertoletti ha portato una bella meditazione a martedì e ha parlato delle zone di comfort. Tutti noi abbiamo le nostre zone di comfort, le zone lì dove teniamo e riteniamo voler rimanere in quelle situazioni e non volere uscire da determinate situazioni per una situazione o per motivi solamente di comodità. Perché a volte quando noi mettiamo le mani in determinate situazioni della nostra vita, ora fratelli, quello che vi sto dicendo non l'avevo neanche scritto e neanche meditato, però ho chiesto al Signore di ispirarmi in tutto questo e quindi credo che, ispirato da parte dello Spirito Santo, sento di dire che ci sono a volte nella nostra vita situazioni che devono essere pensieri, che devono essere abbattuti, demoliti, modi di fare che devono essere sradicati. E quando si parla di sradicare, si tratta di andare proprio alla radice. Non basta solamente togliere al di sopra della pianticella. Se non togliamo le radici, prima o poi quel modo di fare, quelle situazioni di nuovo ricrescono, di nuovo vengono fuori. E quindi per costruire, per piantare, c'è bisogno di smuovere completamente il nostro terreno, il terreno della nostra vita. E per fare ciò, che fare in modo che ciò avvenga, è necessario che ci fermiamo. Lì c'era bisogno di sradicare nel popolo abitudini, cattive abitudini, cattivi modi di fare. Ora è bene ricordare e dire che il nostro impegno in tutto quello che si deve fare è importante. Dio può fare ogni cosa, ma ha bisogno della mia, della tua e della nostra collaborazione. Noi crediamo nel libero arbitrio, sta a significare che Dio non obbliga nessuno, neanche per la conversione. Dio vuole che tutti gli uomini vengano salvati, ma la Bibbia dice che molti sono i chiamati, ma non tutti rispondono, pochi sono gli eletti. Quindi è importante rispondere alla chiamata, è importante rispondere all'appello ed è importante rispondere alla predicazione della parola di Dio. E gloria a Dio perché noi tutti che siamo qua e che abbiamo fatto un'esperienza con il Signore siamo qui come risultato della risposta alla parola di Dio predicata dietro ispirazione dello Spirito Santo. E gloria a Dio. Ma da lì in poi c'è tutto un cammino, c'è tutto un percorso, c'è tutto un processo che inizia nella nostra vita. Il rinnovamento della mente non avviene dalla sera alla mattina, ma è un processo che avviene in ogni giorno e che continua per tutta una vita. Il trasformamento, la trasformazione della nostra vita. La Bibbia si parla di essere trasformati di gloria in gloria, anche la trasformazione, anche i cambiamenti che devono avvenire nella nostra vita sono dei cambiamenti che avvengono e che continuano ogni giorno in maniera progressiva. Ogni giorno
noi dobbiamo cambiare. Ogni giorno dobbiamo lavorare su noi stessi. Ogni giorno dobbiamo ammettere che nella nostra vita ci sono delle situazioni che devono essere abbattute, dei pensieri, dei modi di fare che a volte non sono solamente dei pensieri semplici, ma a lungo andare sono diventate delle fortezze. Le fortezze sono qualcosa di fortificati, qualcosa di forte nella nostra vita che deve essere demolito, e gloria a Dio, perché il Signore vuole ancora oggi, ha il potere di demolire ogni fortezza. A volte noi viviamo il nostro cristianesimo legato e radicato su fortezze, che sono abitudini, fortezze che abbiamo nella nostra mente. Viviamo il nostro cristianesimo e la nostra mente divisa. Da una parte sappiamo che dobbiamo servire il Signore, ma dall'altra parte c'è una fortezza che ci richiama ad altre cose. Siamo fortificati, siamo legati con abitudine o abitudini o a situazioni della vita. E oggi, attraverso la parola di Dio ancora, Dio ci chiama a fermarci, ci incoraggia a fermarci. Fermatevi e vedete, guardate. Qual è l'appello del profeta Geremia? Fermatevi sulle vie e guardate. Fermatevi sulle vie e guardate e domandate quali siano i sentieri antichi. Ho dato un titolo a questa predicazione e il titolo è Tornare ad incamminarsi per i sentieri antichi. Il popolo di Israele aveva bisogno di fermarsi e di fare un passo indietro. Aveva bisogno di una riconversione. Sapete, quando noi parliamo di conversione, ci riferiamo alla conversione che abbiamo avuto quando abbiamo conosciuto Gesù, l'esperienza della nuova nascita, l'esperienza di aver conosciuto Gesù per la prima volta. Ma nella vita poi ci sono dei momenti in cui noi abbiamo bisogno di riconvertirci, di avere una nuova conversione. Qualcuno ha detto che ogni giorno noi ci dovremmo convertire. Convertire vuol dire cambiare il senso di marcia, cambiare il modo di pensare, cambiare il modo di vivere e ritornare sui sentieri antichi, sui sentieri che Dio ha tracciato sulla nostra vita. Oggi viviamo nell'era dell'evoluzione, nell'era dell'emancipazione, nell'era moderna. Ogni tanto qualcuno mi dice: ma tu sei antico, e mi piace così. Sono per certi versi aperto ai cambiamenti, come dicevo prima, ma nello stesso tempo conservatore. Nello stesso tempo siamo chiamati a conservare i principi stabiliti nella Scrittura, perché la Bibbia dice che il cielo e la terra passeranno, ma la sua parola rimarrà quella e quella in eterno. Gesù Cristo è scritto nella parola che è lo stesso ieri, oggi e rimarrà per sempre in eterno. Tutto può cambiare sulla terra, tutto può modificarsi, leggi possono essere cambiate, ci possiamo emancipare quanto vogliamo, ma resta un dato di fatto che Gesù Cristo è lo stesso, come lo era 2017 anni fa, lo è ancora oggi. Come Gesù operava mentre si trovava sulla terra più di 2000 anni fa, ancora oggi è pronto ad operare. Abbiamo cantato quel bellissimo canto: apri i cieli su di noi, desideriamo di più. Alleluia. Vogliamo aprire, che i cieli si aprono sopra di noi? Gloria a Dio. Avere i cieli aperti, fratelli, è la più grande benedizione che noi possiamo avere personalmente, ma anche come Chiesa, perché avere i cieli aperti sopra la nostra testa, sopra la nostra vita, vuol dire che ci sono tutte le condizioni ideali perché le benedizioni di Dio possono scendere sopra di noi. I cieli chiusi purtroppo danno l'indicazione che c'è qualcosa che in qualche maniera ostacola alle benedizioni di Dio di scendere
sulla vita di ciascuno di noi. Desideriamo di più. Fratelli, solo il desiderio non basta. Possiamo avere nel nostro cuore tanti desideri, desideri buoni e non solo, ma oltre al desiderio ci deve essere qualcosa che io insieme con voi dobbiamo fare. Desideriamo vedere la gloria di Dio, desideriamo vedere Dio operare nella nostra vita, io desidero vedere Dio operare nella vita mia, ma io lo voglio mettere nella condizione di potermi benedire. Solo il desiderio non basta, il desiderio di avere un risveglio non basta, il desiderio di ricevere un miracolo non basta, ma io devo credere che Dio è l'Iddio dei miracoli. Oltre al desiderio non basta, io devo metterci pure fede, sapendo che Dio è l'Iddio dei miracoli. Amen, noi crediamo nei miracoli. Che cos'è il miracolo? Il miracolo è tutto quello che va oltre le regole della vita, naturali della vita. Tutto quello che in qualche maniera finisce nel naturale, comincia il soprannaturale. E Dio si muove nel soprannaturale. Oltre a sapere che Dio compie miracoli, io insieme con voi, noi tutti dobbiamo credere che Dio compie miracoli e che ancora oggi è nella condizione e vuole compiere un miracolo nella nostra vita. Dio ancora oggi vuole compiere il miracolo della salvezza. Ancora oggi Dio, come operava al tempo di Abramo, il nostro padre della fede, come Dio operava nel popolo di Israele aprendo vie laddove vie non c'erano, come Dio ha aperto una via nel Mar Rosso e anche nel Giordano, ancora oggi è in grado di aprire vie davanti a noi, è in grado oggi ancora di aprire porte davanti a noi. Perché? Perché Dio non è cambiato e noi lo dobbiamo credere. Dico di più, noi lo dobbiamo vivere, fratelli. Deve essere qualcosa di vissuto. La fede, Dio nella nostra vita, deve essere vissuto. Dobbiamo credere che Dio ancora oggi può operare e opera potentemente nella vita nostra, compiendo opere potenti in nostro favore. Gloria a Dio. Solo desiderare non basta e nemmeno solo credere basta. Perché anche il diavolo crede, quella è la differenza, anche il diavolo crede, anche il diavolo conosce la parola di Dio. Ma qual è la differenza tra il credere e viverla? Oltre a credere, io mi devo muovere, noi ci dobbiamo muovere e vivere Dio nella vita di nostra, tutti i giorni della nostra vita. Vivere per fede. Difatti la Bibbia dice che il giusto vivrà per fede. Il giusto vive per fede, il giusto vive come Dio vuole che noi viviamo. Quindi tornare sui sentieri antichi. Che cos'è il sentiero? Ho trovato una pubblicazione del Club Alpino Italiano che dice, a proposito dei sentieri, c'è un detto orientale che recita testualmente, che dice che per alta che sia una montagna, un sentiero comunque si trova. Chi spesso va per le montagne sa che cosa sono i sentieri in mezzo alle montagne. La definizione tecnica di sentiero sono molti, ma per gli escursionisti è una sola, ed è proprio questa la definizione di sentiero: ponte tra il rumore della vita e il silenzio delle vette. Il sentiero è il ponte tra il rumore della vita e la via che ci permette di lasciare alle nostre spalle il rumore della vita e ci porta nel silenzio delle vette. Chi è mai stato in alta montagna? Tutti, no? Magari almeno una volta siamo andati in alta montagna dove c'è il silenzio, soprattutto per noi che abitiamo in città metropolitane, no? Come Milano o i dintorni, dove si corre, però c'è il rumore della città. Quando andiamo nelle montagne, e da tanto che non facciamo la gita sulla neve, una volta andavamo sulle montagne e là si respira la tranquillità. Il sentiero,
il ponte tra il rumore della vita e il sentiero delle vette. E quindi Geremia ad un certo punto si ferma e dice, e ci incoraggia tramite la parola di Dio, ci dice fermatevi nelle vie, perché a volte noi viviamo la nostra vita percorrendo non una via, ma tante vie. Ci sono tante vie che noi percorriamo e viviamo nella nostra vita. Ma tra le tante vie, Dio ancora oggi ci chiede di fermarci e vedere qual è la via giusta che noi dobbiamo percorrere e ritornare comunque ai sentieri antichi. Una delle sette chiese dell'Asia Minore ricevette una lettera un giorno da parte di Gesù, e ad un certo punto Gesù dice a questa chiesa, sapete, le sette lettere alle chiese dell'Asia descrivono un po' la condizione delle chiese ma anche della vita. Voi fate tante cose, voi potremmo dire percorrete tante vie, fate tante cose, magari anche cose buone, ma una cosa ho contro di voi, che avete perso la giusta via. Ritornare a che cosa? Al primo amore, sentiero antico. Ritornare a quell'amore, ritornare a quell'intensità, a quell'amore alla quale un giorno noi ci siamo aggrappati, all'amore di Dio, ritornare al primo amore, a fare ancora le cose che facevamo prima, a vivere il cristianesimo come lo si viveva all'inizio, come all'inizio noi ci eravamo aggrappati a Gesù, come vivevamo Gesù nella nostra vita, le priorità che noi davamo a Gesù, che magari poi nel corso del tempo le priorità sono cambiate o abbiamo dato senza volerlo o volerlo priorità ad altre cose. E quindi quali sono i sentieri antichi descritti dalla parola di Dio? Io ne voglio citare qualcuno insieme con voi stamattina. Prima di tutto il sentiero antico descritto nella parola di Dio è il sentiero della fede. Noi per fede siamo stati salvati. Noi abbiamo ricevuto la salvezza non perché la meritavamo, ma la Bibbia dice, ed è così, che noi siamo salvati per grazia. Noi siamo stati salvati perché Dio ha voluto salvare ciascuno di noi. Noi non meritavamo nulla, noi meritavamo la separazione eterna. E questo ogni tanto è buono ricordarlo, perché tante volte noi viviamo e pensiamo nella nostra vita e nella nostra mente che tutto quello che noi abbiamo ce l'abbiamo perché lo meritavamo. Fratelli, io non meritavo nulla. Eppure voi non meritavamo quello che abbiamo meritato, quello che abbiamo ricevuto più che meritato. Noi non meritavamo nulla, ma tutto quello che abbiamo ricevuto e quello che ancora noi riceviamo, lo riceviamo per grazia, e la grazia è il favore non meritato, ma la grazia è Gesù. Il Dio ha tanto amato il mondo, Dio ci ha tanto amato e continua ancora ad amare ciascuno di noi, al punto tale che non si è fermato solamente nel dire io vi amo, ma che ha dato il suo unigenito figliuolo nella persona di Cristo Gesù affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Io spero e mi auguro che tutti noi che siamo riuniti in questo luogo, in questa mattina, abbiamo arreso la nostra vita a Gesù, abbiamo fatto l'esperienza personale con Gesù, ma se c'è qualcuno in mezzo a noi che ancora non ha fatto questa esperienza, io voglio parlare proprio alla tua vita, voglio parlare proprio al tuo cuore e ti voglio incoraggiare a ricevere Gesù come il tuo personale salvatore e non solo, anche come il tuo Signore. E da lì, ecco, in poi il Signore mette una porzione di fede nella nostra vita, e questo è il sentiero della fede che ci permette intanto di piacere a Dio, perché la Bibbia dice che senza fede è impossibile piacere a Dio, senza fede è impossibile
piacere a Dio. Il sentiero della fede ci permette di realizzare la gloria di Dio nella nostra vita. Il sentiero antico della fede, quella fede che una volta è stata insegnata ma è rimasta tale per tutta la nostra vita, ci permette di vedere Dio operare in maniera potente nella nostra vita. Gloria a Dio, è bello parlare di fede, perché noi viviamo per fede. È la fede che ci mette nella condizione di credere che Dio può fare cose grandi in ciascuno di noi, e noi lo dobbiamo credere che Dio è colui che opera potentemente, che va al di là di quello che noi pensiamo, va al di là di quello che noi domandiamo e va al di là di tutto quello che può passare dalla nostra mente. E questo si realizza proprio attraverso il sentiero della fede. Abbiamo bisogno di ritornare ai sentieri antichi. Abbiamo bisogno di ritornare al sentiero della fede. Abramo, padre della fede. Ad Abramo è stato chiesto da parte di Dio: lascia tutto quello che hai e vai e percorre una via che io ti indicherò. Muoversi per fede. A volte noi ci troviamo a vivere nella nostra vita delle situazioni, o vediamo delle situazioni davanti a noi che ancora non sono cambiate, ma la fede ti porta a credere oltre quello che i nostri occhi vedono. Gloria a Dio. E noi vogliamo vivere per fede, vogliamo affrontare le situazioni della nostra vita attraverso la fede. Attraverso la fede io insieme con voi siamo nella condizione di chiamare all'esistenza le cose che non sono, perché lo facciamo attraverso la nostra fede che è riposta nel nostro grande Dio. Fratelli, abbiamo un grande Dio. Anche da questa parte abbiamo un grande Dio, fratelli. Dobbiamo riconoscere che abbiamo un grande Dio che opera grandi cose e che opera potente cose meravigliose in nostro favore. E se noi lo crediamo, se noi lo mettiamo nella condizione di operare nella nostra vita, noi potremo vedere grandi miracoli in nostro favore, perché Dio è ancora oggi il Dio dei miracoli. Noi predichiamo che Dio è un Dio che compie miracoli, e noi dobbiamo credere, tu devi credere che ancora oggi Dio è in grado e vuole compiere un miracolo nella tua vita, nelle tue situazioni, qualunque esse siano le situazioni. Possono essere situazioni difficili, possono essere malattie, puoi avere un problema finanziario, puoi avere un problema di lavoro, qualunque problema tu avrai o esso sia, noi vogliamo credere e crediamo che Dio ancora oggi è in grado di compiere un miracolo e di cambiare le situazioni. Dio è il Dio che vede, che provvede. Il Geova Jaira ancora oggi è all'opera. Il Geova Jaira Raifa ancora oggi compie guarigione. Io sono il Signore che vi guarisce. Alleluia, gloria a Dio. Sento ispirazione da parte del Signore, perché così. Abbiamo bisogno di credere nei miracoli, abbiamo bisogno di ritornare a quella semplicità, fratelli, che ci permette di realizzare il miracolo. Sapete perché tante volte noi non realizziamo il miracolo? Perché noi cerchiamo i perché, perché noi ragioniamo troppo, i troppi ragionamenti sono degli ostacoli, ma vogliamo abbattere, distruggere fortezze che non ci permettono e ci privano di vedere i miracoli di Dio in nostro favore. Alleluia, gloria a Dio. Sapete qual è il ragionamento che Dio gradisce? Signore, davanti a me c'è una montagna, le famose montagne, ci sono grandi problemi. Io non so come lo potrai fare, ma una cosa so, che tu lo puoi fare. Una cosa so, che tu lo farai. Questa è fede. E Dio è il remuneratore, dice nella scrittura, è colui che ricompensa la nostra fede, fratelli, dice la Bibbia, che ha una ricompensa. Gloria a Dio, perché Dio non ha mai deluso nessuno, non ha mai deluso nessuno. Io insieme con voi vogliamo mettere Dio nella condizione di operare in nostro favore, vogliamo vedere dei miracoli.
Non siamo alla ricerca a tutti i costi del miracolo, perché il miracolo più grande è, sapete qual è? La salvezza dell'anima. Ma ci sono anche i miracoli pratici, ci sono le guarigioni. Gesù ad un certo punto disse: se non credete a me, parlando agli increduli, almeno credete ai segni che io compio. Alleluia! Una pagina su Sesto Week, dove si descrivono tutti i miracoli che succedono da parte di Dio in via Pisa, al numero 200 BR32, e vedete un po' come si riempie pure qui la stanza. Questa evangelizzazione. Mi ricordo che questa frase, sorella Maria Luisa e fratelli di allora, la dissi 15 anni fa, e io ci credo ancora oggi. Vogliamo che il miracolo o i miracoli che avvengono attraverso la Chiesa compiuti da Gesù possano essere grandi mezzi di evangelizzazione. Non che siamo noi, ma che la gloria la diamo a colui che ha il volere di operare, di compiere ogni cosa. È Dio colui che crea il miracolo. E tutto questo accade attraverso la fede. Vogliamo alimentare e far crescere la nostra fede. Che poi alla fine quanta fede ci vuole? Ci vuole la fede che già abbiamo. Tutti noi abbiamo una porzione di fede nella nostra vita. A volte facciamo affermazioni, si fanno affermazioni, forse non ho avuto fede abbastanza. E quando qualcuno dice così o mi disse così tempi fa, pensavo come se per fare o ricevere, vedere Dio all'opera, come se ci volesse chissà quanta fede, quando Gesù ha detto che basta un piccolo granel di sename, basta poco, quella fede che abbiamo nella nostra vita, che ci permette di parlare alle circostanze, alle situazioni e allontanarle dalla nostra vita, per la fede riposta in Dio naturalmente. Vogliamo vedere Dio all'opera e vogliamo ubbidire alla voce di Dio. Il sentiero dell'obbedienza, il sentiero dell'obbedienza, sentiero antico, ritornare ad avere un orecchio allenato alla voce di Dio. Quanti conoscono la voce di Dio? Quanti hanno un orecchio allenato, sintonizzato con la frequenza del cielo, con la voce di Dio? Ancora oggi, fratelli, Dio parla. Grazie a Dio, perché noi non abbiamo un Dio sepolto, morto, ma abbiamo un Dio vivo che ancora oggi, quando ne abbiamo oggi 2 di aprile, 3 di aprile, ancora oggi parla, e sono certo e sicuro che ancora oggi sta parlando alla mia vita. Dio ha una voce, Dio parla per mezzo della sua parola, Dio parla per mezzo delle circostanze, Dio parla in ogni modo, attraverso ogni mezzo, ma una cosa è certa e sicura, che Dio parla, e la cosa più importante è ascoltare la voce di Dio, obbedire alla voce di Dio, perché noi possiamo sentire il rumore, ma l'ascolto è un'altra cosa. L'ascolto è obbedienza, è obbedienza alla voce di Dio. Samuele disse: il Signore gradisce forse gli olocausti, i sacrifici quanto all'ubbidire alla voce di Dio? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale molto di più che il grasso dei montoni. Dare ascolto alla voce di Dio vale molto di più di quello che noi possiamo fare. Noi possiamo offrire tanti sacrifici, possiamo fare tante cose, ma se non ascoltiamo e non obbediamo alla voce di Dio, non vale assolutamente nulla. Non vale a nulla. Il credente realizza l'opera di Dio mediante che cosa? L'obbedienza. Ma l'obbedienza a che cosa? Soprattutto, fratelli, alla parola di Dio, l'obbedienza alla sua voce. È terribile cosa ascoltare la voce di Dio. Dio parla alla mia vita, alla nostra vita, e noi non gli diamo ascolto. Ascoltare la voce di Dio vuol dire obbedire.
Chi manderò io? Vi ricordate Isaia? Manda me. Obbedire alla voce di Dio sta a significare che quando ascoltiamo la predicazione o Dio ci parla per mezzo della predicazione o attraverso la meditazione o la lettura della parola di Dio. Ci sono alcuni che tutti i giorni leggono la parola di Dio, ma che bello, gloria a Dio per i momenti di devozionale giornalieri che abbiamo tutto. Ma la domanda è, ma una volta che abbiamo meditato, che abbiamo ascoltato la parola di Dio, e poi? Del nostro devozionale giornaliero, e poi? Delle nostre predicazioni della domenica, e poi? Dalla lettura della parola di Dio, e poi? E poi ci deve essere un seguito. Perché dice la scrittura che la parola di Dio non cade mai a vuoto. Tutte le volte che noi ci accostiamo alla parola di Dio, Dio per mezzo della parola che è potente e Dio ci parla per mezzo della sua parola, fratelli, non andiamo in cerca delle profezie, non andiamo in cerca della cartomanzia spirituale, la chiamo io, perché tante volte siamo alla ricerca che qualcuno ci deve dire chissà che cosa dal cielo. Fratelli, abbiamo la parola di Dio, il libro, la parola profetica è sicura, ce l'abbiamo nella scrittura, nella parola di Dio che ogni momento, in ogni istante della nostra vita ci parla e continua a parlarci. Tutte le volte che ho chiesto a Dio parla la mia vita, Dio mi ha sempre parlato. E sapete come? Attraverso la sua parola. Attraverso la sua parola. Anch'io ho ricevuto delle parole profetiche che poi le ho conservate nel cassetto, nella cassettiera. A casa nostra con mia moglie abbiamo una cassettiera e c'è scritto profezie là dentro. E poi ogni tanto le tiriamo fuori, ci guarda un po' sta profezia, te la ricordi? Avevo sta maglietta nella cassettiera e mi ricordo, dice, non la mettevo mai e la lasciavo lì. Al momento opportuno è tornata utile. Al momento opportuno ho potuto dire che quella era una parola che veniva da parte di Dio. Ma quando avevo bisogno di parlare o di una parola, non andavo nella cassettiera, andavo nel libro dei libri, nella sua parola. E tutte le volte che mi sono accostato a questo libro, alla sua parola, Dio nella sua fedeltà e fedelmente mi ha dato la parola giusta al momento giusto, quella parola che io avevo bisogno al momento giusto. Abbiamo passato dei momenti difficili nel corso dei nostri 31 anni di matrimonio quest'anno, e tutte le volte con mia moglie che andavamo in chiesa nei momenti difficili, andavamo con il desiderio e con l'aspettativa di ricevere una parola. Signore, parlaci oggi. Nessuno sapeva nulla. Il pastore non sapeva nulla. Il predicatore di turno non sapeva nulla, ma puntualmente Dio nella sua fedeltà mi faceva o ci faceva pervenire la risposta o la parola che in quel momento doveva ritornare utile per la nostra vita. Sempre, sempre, perché Dio è fedele ed è importante avere un orecchio allenato, ascoltare la voce di Dio, essere un terreno fertile. Vi ricordate la parabola dei terreni, dei quattro aspetti dei terreni? Che tipo di terreno siamo? Roccioso, pieno di spine? O siamo quel terreno dove la parola cade e trova fertilità, un terreno pronto per fare in modo che possa germogliare e andare ad effetto nella nostra vita. Avere un orecchio attento alla parola di Dio. Il sentiero antico è il sentiero dell'obbedienza, fratelli. A Dio piace l'obbedienza. Quando siamo obbedienti, noi a Dio piace quando diciamo: Signore, dimmi quello che devo fare, io lo faccio. Quando noi ci rivolgiamo a Lui, diciamo: Signore, fammi conoscere la Tua perfetta volontà. È bello dire: farò quello che non è nella mia, ma è nella Tua volontà. La Bibbia dice: cercate di ben capire qual è la volontà di Dio, che per noi è buona e la possiamo pure accettare. È accettevole, perché Dio non ci chiederà mai di fare qualcosa che io e voi non possiamo fare, perché la parola di Dio non è difficile.
Quello che ci chiede e ci dice di fare è qualcosa che noi possiamo realizzare e che possiamo fare. C'è un sentiero, un altro sentiero importante, e mi avvio verso la conclusione, che è quel sentiero della comunione con Dio. È quel sentiero che ci porta nella vetta. Esci dal rumore e vai nella vetta. Spesso Mosè andava nel monte Horeb, ed è là che aveva comunione con Dio, ed è là che poteva parlare con Dio, e che là che il suo viso fu trasformato, che quando scese era irriconoscibile. È là che nella vetta e nella comunione che abbiamo con Dio, in quel sentiero, che possiamo realizzare la gloria di Dio. Ed è quel sentiero fatto dell'adorazione, il sentiero della preghiera. La vetta ci parla di preghiera. Uscire dai rumori, da ogni rumore, uscire da tutto quello che ci circonda, uscire o mettere da parte tutto quello che in qualche maniera è di disturbo alla nostra vita, e salire nella vetta attraverso il sentiero della comunione con Dio. Anche Gesù, quando era sulla terra, si appartava anche dai suoi discepoli per andare ad avere comunione col Padre. Anche Gesù nella comunione, o cercava la comunione col Padre, perché attraverso la comunione, attraverso l'adorazione, attraverso la preghiera che noi prendiamo forza. Gloria a Dio per la preghiera. Gloria a Dio per la lode e adorazione. Gloria a Dio per le intercessioni di Mosè, che hanno portato Dio a cambiare i suoi propositi per il popolo. Dio aveva deciso di distruggere il popolo di Israele a causa della loro disubbidienza, a causa che non ne poteva più. Si lamentava, si mormorava, faceva di tutto e di più. Ma grazie all'intercessione di un uomo, nella persona di Mosè, Dio, quando Mosè disse: ricordi che quello è il tuo popolo, chi vuoi distruggere? Quello è il tuo popolo. E lì Dio cambiò idea verso il popolo di Israele, grazie all'intercessione. Grazie a Dio, perché oggi c'è ancora un uomo che intercede per noi, lo sapete? C'è un uomo che ancora si trova alla destra del Padre ed intercede per me e per tutti quanti noi, e questo personaggio è il nostro Signore Cristo Gesù, che intercede per noi, dice la Bibbia, alla destra del Padre. Alleluia! Ma anche noi dobbiamo alimentare la nostra comunione con Dio, e la possiamo alimentare attraverso il nostro intercessore, che è Cristo Gesù. Ringraziamo lo Spirito Santo che intercede per noi con sospiri ineffabili, dice la Scrittura. La preghiera cambia le circostanze, la preghiera cambia le situazioni, la preghiera ci aiuta ad alimentare la nostra comunione con Dio. Fratelli, abbiamo bisogno di ritornare ad avere quella genuina, semplice, costante, continua e determinata comunione con Dio, il nostro Padre. Quanta comunione abbiamo con Dio? Quanti momenti ci prendiamo per alimentare la nostra comunione con Dio? Facciamo tante cose, organizziamo tante cose, ma quante situazioni, quanti momenti ci prendiamo nella nostra giornata, nella nostra vita, per alimentare la nostra comunione con Dio? Quante volte prendiamo il sentiero, ci incamminiamo attraverso quel sentiero che ci porta in quella vetta per avere comunione con Dio? 2 anni fa, quando avevamo un momento così, non sapevamo cosa fare, lavoro, adesso ho sentito il bisogno, sono andato a Monza, no, dove abitiamo noi, a Cesano Maderno, sempre zona, Monza e Brianza. C'è un bellissimo parco che ha 1500 metri di perimetrale, e adesso riprendo i miei 1500, 4 volte per
aiutare un po' la mia pancia a diminuire. Una mattina ero un po' così abbattuto. Anche il pastore si abbatte, si scoraggia, perché siamo uomini, tutti noi, come tutti gli altri. Una mattina ero un po' così scoraggiato per tante situazioni, stavo andando a lavoro con la macchina, ho deviato il mio percorso, sono andato in quel parco che apre la mattina alle 8, non c'era nessuno. Sono andato là in centro e ho detto: Signore, sono qua, voglio avere comunione con te. Ho potuto gridare a Dio il sentiero della comunione con Dio. Sono andato là, ho cominciato a gridare, a pregare, ho detto: Signore, ora tu qua mi devi rifortificare, mi devi dire quello che devi. Io vengo a te, non so quello che devo fare, ma una cosa posso fare: i miei occhi sono puntati verso di te. Mezz'ora e più di comunione con Dio là in quel parco, fratelli, ho cominciato a vedere le cose da un altro punto di vista, a cambiare le situazioni, a vedere un po' le cose che cambiavano, ma soprattutto era cambiato il mio spirito. Soprattutto si era allontanata lo scoraggiamento, si erano allontanati determinati pensieri, perché attraverso la comunione con Dio avevo potuto prendere forza. Ho preso forza nel Signore. Tante volte noi ci troviamo abbattuti, cerchiamo di aggrapparci all'uno, ci aggrappiamo all'altro, cerchiamo il pastore e ci lamentiamo perché il pastore non c'è, e il diacono, l'anziano. Abbiamo bisogno di andare sulla vetta della comunione con Dio. È solo là che noi troviamo riposo. Geremia dice: e allora voi troverete riposo. Il nostro riposo lo troviamo nella comunione che abbiamo con Gesù. Ancora oggi l'invito che è rivolto da parte di Gesù è valido: venite a me. Noi dobbiamo andare là dove abbiamo comunione con Dio, nella comunione col Signore, nella comunione con Gesù. E Gesù dice: venite a me voi tutti che siete aggravati, travagliati, stanchi, senza riposo. E Gesù ci dice: e io vi darò riposo. Alleluia. Abbiamo bisogno tante volte di cercare riposo. Ma non sto parlando delle stanchezze fisiche. Ci sono stanchezze che a volte appesantiscono la nostra vita. Ci sono stanchezze che appesantiscono il nostro, sono situazioni o pesi che appesantiscono il nostro cammino. Ci sono situazioni che a volte non ti fanno, non ci fanno dormire. La comunione con Dio, e Dio, quando noi abbiamo comunione con Lui, ancora oggi ci dà riposo. Alleluia, fermatevi sulle vie e guardate, domandate quali sono i sentieri antichi, dove sia la buona strada. Non tutte le strade sono buone, è chiaro? La Bibbia dice che a volte ci sono delle strade che a noi sembrano giuste, ma non lo sono. La buona strada è: incamminatevi per essa e voi troverete riposo alle anime vostre. Gloria a Dio, noi sappiamo dove possiamo trovare riposo per le nostre anime, per il nostro spirito, per il nostro cuore e per la nostra mente. E incamminatevi per essa. La risposta del popolo purtroppo è stata negativa. Noi non ci incammineremo per essa. E la nostra risposta quale sarà? Torniamo indietro sui sentieri antichi e incamminiamoci per essa, perché ci abbiamo tutto da guadagnare. Troviamo riposo, è una buona strada. C'è bisogno tante volte di fare dei passi indietro, fratelli, di orgoglio, di umiltà, non è mai morto nessuno. Quindi la Bibbia dice che se noi ci umiliamo, se noi siamo pronti a tornare indietro, a ritornare sui nostri passi, sui sentieri antichi, sul sentiero della fede, sulla comunione con Dio, sul sentiero della preghiera, sull'ascolto e mettere in pratica la parola di Dio, tutto questo produce benedizione alle nostre vite, alle nostre anime. Questi sono i sentieri che io insieme con voi dobbiamo percorrere. Non ci sono altre vie. Gesù ha detto: io sono l'unica via, l'unica, la verità è la vita, e nessuno può andare al Padre se non per mezzo di me. Non ci sono tante altre vie da percorrere, non ci sono i santi che l'unica via si chiama Cristo Gesù.
È attraverso quell'unica via che noi possiamo andare al Padre, solo attraverso Gesù che noi riceviamo vita, e riceviamo vita in abbondanza. Come Gesù ci ha detto: io sono venuto per darvi vita, e non una vita così, per cambiare la qualità della vita, per darci vita e vita in abbondanza. Torniamo sui sentieri antichi. Forse per tornare sui sentieri antichi dobbiamo forse abbattere qualcosa, dobbiamo togliere qualcosa, dobbiamo ricostruire qualcosa. Fratelli, per costruire e per piantare, prima abbiamo bisogno forse di svuotarci di qualcosa, perché non c'è il posto necessario per piantare e per costruire. Ma c'è bisogno che forse dobbiamo togliere qualcosa dalla nostra vita, dobbiamo sradicare pensieri, modi di fare, abitudini, sentimenti o quant'altro che non ci permettono di vedere la gloria di Dio realizzata nella nostra vita. Siamo disposti? La domanda è: cosa dobbiamo togliere? Cosa dobbiamo sradicare? Cosa devo abbattere? Cosa devo forse distruggere? Per fare questo ci vuole coraggio, fratelli. Per fare questo ci vuole coraggio e ci vuole una presa di posizione da parte mia e da parte nostra. Riconoscere quello che dobbiamo togliere dalla nostra vita, per dare la possibilità a Dio poi di poterci riempire, costruire e piantare. A volte non è facile costruire sulle macerie. Vi ricordate le mie? C'erano macerie. Si erano scoraggiati tutti. Come facciamo a costruire? Ci sono macerie. Forse ci sono macerie pure sulla tua vita, nella tua famiglia, nelle situazioni ci sono macerie riguardo relative al passato. Ma c'era un uomo di fede che si chiamava Neemia. Quell'uomo che incoraggiò il popolo e andava avanti incoraggiato, perché sapeva che la mano di Dio era sopra di lui, e incoraggiò il popolo dicendo: leviamoci, alziamoci e mettiamoci a costruire, perché il Dio del cielo ci sarà o ci farà avere successo. Ancora oggi il Dio del cielo vuole farci avere successo, ma noi ci dobbiamo alzare. È arrivato il momento che ti devi alzare, devi fare qualcosa, o forse ti devi rialzare. Abbiamo bisogno di essere rialzati, e oggi il Signore ti vuole incoraggiare, ci vuole incoraggiare a prendere posizione, ad alzarci, perché Lui ci vuole fare avere successo. Il Dio del cielo, il Dio che sta nel cielo, che può fare ogni cosa, vuole farci avere successo. Il successo, fratelli, non dipenderà tanto da quello che io posso fare o quello che noi possiamo fare, ma dipende da quello che ancora oggi Dio può fare e è in grado di fare. Crediamo che Dio è un Dio che può fare grandi cose? Crediamo che niente è impossibile per Dio? Crediamo che quello che è impossibile per gli uomini diventa possibile per Dio? Crediamo che Dio può cambiare la tua situazione? Crediamo che Dio ancora oggi ci può guarire? Crediamo che Dio ancora oggi può guarirci da una forma depressiva? Crediamo che ancora oggi Dio è in grado di cambiare le situazioni, le circostanze, e ristabilire pure i rapporti familiari, coniugali? Se lo crediamo, allora alziamoci, esercitiamo fede, mettiamoci a costruire, mettiamo la mano all'aratro e vedremo grandi cose, vedrai grandi cose nella tua vita. Se tu credi, come diceva Gesù a coloro che si presentavano davanti a Lui, diceva: se tu credi, fratelli, se noi crediamo, vedremo la gloria di Dio. Se noi crediamo, vedremo la gloria di Dio. Quanti vogliono vedere la gloria di Dio? Io voglio vedere la gloria di Dio. E per fare in modo che ciò avvenga, forse devo ritornare ai sentieri antichi, devo cambiare il mio modo di pensare, devo cercare di avvicinarmi soprattutto al pensiero di Dio, ma lo voglio fare perché voglio vedere non la mia gloria, ma la gloria di Dio. Alziamo.
Signore, nella Chiesa, nella terra, sotto la terra, nei cieli, noi diamo tutto l'onore, tutta la gloria, ancora oggi, nei secoli dei secoli. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia, gloria a Dio. Alleluia. Torniamo ai sentieri antichi e incamminiamoci per essa. Incamminiamoci per essa. Cammina con Gesù. Camminiamo con Gesù. Cammina con Gesù. Camminiamo con Gesù e vedremo la gloria di Dio. Alleluia. Questa mattina voglio concludere facendo una preghiera. Pregando per tutti coloro che forse non riescono ad abbattere delle fortezze, a sradicare qualcosa per la propria vita. Qualcuno che vuole costruire qualcosa e non riesce perché ci sono degli impedimenti, che possono essere pensieri, cose o situazioni. Ancora oggi Dio è pronto e ci vuole liberare da tutto ciò che ostacola o ci ostacola di vedere la gloria di Dio realizzata nella nostra vita. Però Dio lo vuole fare, lo sapete quando lo farà? Quando vedrà la nostra disponibilità, quando Dio vedrà che noi riconosciamo che senza di Lui non possiamo fare nulla, quando Dio vedrà che noi facciamo un passo verso di Lui, allora dopo Lui ne farà 10.000 verso di noi. Ma è il momento dove io insieme con voi dobbiamo fare un passo verso di Lui. La Bibbia dice: avvicinatevi a me. Dio ci dice: Dio, mi avvicinerò a voi. Forse saranno passi di fede che devi fare, anzi senza il forse ci sono dei passi di fede che dobbiamo fare con la nostra mente, non solo un passo fisico. Cominciare a credere nel proprio cuore, come forse non abbiamo mai creduto, come forse non hai mai creduto che potesse accadere qualcosa nella tua vita. Oggi è arrivato il momento, ed è il momento giusto dove tu sei chiamato insieme con me ad esercitare tutta la tua fede. Dobbiamo esercitare tutta la nostra fede e Dio ci farà vedere la sua gloria. Adoriamo il Signore. Alleluia, gloria a Gesù. Alleluia, gloria a Gesù. Adoriamo il Signore, benediciamo il Signore. Alleluia. 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 Sento da parte dello Spirito Santo di dire qualcosa. Ci sono diverse situazioni presenti di persone che devono sradicare sin dalla radice pensieri, ma soprattutto vizi. C'è un termine che sta martellando la mia mente: il vizio e l'abitudine. E non riesci a liberarti da un vizio, e quando mi parlo di vizio non è solamente un vizio legato al fumo, anche se quello è una forma di schiavitù. E non solo, lo Spirito Santo mi sta rivelando, lo voglio dire, che ci sono abitudini, legami e dipendenza da pornografia. Da pornografia. Dio non ci potrà mai benedire finché non abbandoniamo completamente quel legame, perché è un legame che deve essere spezzato nel nome di Gesù. Io non farò un appello per questo, perché so che ci vuole coraggio, non voglio mettere nessuna difficoltà, ma se a qualcuno sta arrivando questo messaggio, io ti chiedo, se poi hai coraggio vuoi venire davanti, lo facciamo pure, ma laddove ti trovi tu devi prendere una decisione certa e sicura nel tuo cuore, quella decisione di abbandonare da questo momento questa forma di schiavitù. Devi rinunciare, c'è una rinuncia, rinunciare alla dipendenza, alla schiavitù da pornografia, schiavitù da tante altre situazioni che ti tengono legato. Demolire, distruggere e sradicare. Solo così tu potrai vedere la gloria di Dio. Mentre cantiamo un canto,
e siamo tutti con gli occhi chiusi, se qualcuno vuole che si prega per lui o per lei, qualunque sia esso il bisogno, io ti invito a venire qua davanti, perché insieme vogliamo esercitare tutta la nostra fede e vogliamo pregare con fede, perché la Bibbia dice che molto può la preghiera del giusto se fatta con efficacia tornare sui sentieri antichi, tornare sui propri passi. Alleluia. Mentre siamo tutti con gli occhi chiusi, preghiamo. Possiamo cantare quel canto di prima, Apricelli, amen. Desideriamo di più. Alleluia. Sopra i regni per sradicare, demolire, abbattere, distruggere, costruire e piantare. Padre celeste, nel nome di Gesù,
In questo momento, Signore, io rivolgo una preghiera collettiva in favore di tutti noi. E noi preghiamo in questo momento, in quell'unico nome che ci è stato dato al di sopra di ogni altro nome, in colui che ancora oggi è seduto alla tua destra ed intercede per noi, nel nome potente di Cristo Gesù. Io prego e noi preghiamo in questo momento sopra ciascuno di noi, affinché, Signore, tu ci possa aiutare a sradicare, a demolire, ad abbattere, a distruggere tutto ciò che non è buono davanti agli occhi di tuoi, tutto ciò che ci impedisce, Signore, nel vedere realizzata la tua gloria, tutto ciò, Signore, che depone a nostro sfavore, tutto ciò, Signore, che costituisce barriera tra noi e te. E noi, nel nome di Gesù, in questo momento, nel nome di Gesù, io prego, Signore, che tu possa sradicare dalle radici situazioni di legame, vizi, nel nome di Gesù, abitudini, nel nome di Gesù, demolisci i ragionamenti, Signore, che sono un ostacolo, demolisci ogni ragionamento che si eleva al di sopra della tua gloria, Signore, nel nome di Gesù, abbatti ogni fortezza, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, distruggi, e noi distruggiamo nel nome di Gesù ogni iniziativa diabolica, ogni macchinazione del diavolo, tutto ciò che distrugge l'armonia spirituale, la comunione con te, nel nome di Gesù. Signore, costruisci e ricostruisci quello che il diavolo ha tentato di distruggere, nel nome di Gesù. Ricostruisci i rapporti, ricostruisci, Signore, la fede, ricostruisci, Signore, relazioni, ricostruisci, Signore, fai rivivere ogni osso secco, nel nome di Gesù. Vogliamo piantare il seme della tua parola, affinché il seme della tua parola possa portare frutto, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, che la tua parola possa andare ad effetto in questo momento ed essere accompagnata da segni, miracoli e prodigi, Signore, nel nome di Gesù, il Signore degli eserciti. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore Gesù. Manda ad effetto la tua parola. Manda ad effetto la tua parola. Ora, in questo momento, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Soffia la tua parola. Manda ad effetto la tua parola. Nel nome di Gesù. Che ogni cuore si pieghi, Signore. Spezza e ricostruisci, Signore, quei cuori duri. Cambia i cuori nel nome di Gesù. Cambia il cuore di pietra. Togli il cuore di pietra. Metti i cuori che battono per te, Signore Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Ora nel nome di Gesù. Scenda un fuoco ora nel nome di Gesù. Brucia. Porta purificazione. Porta santificazione. Ricostruisci. Nel nome di Gesù, Signore, abbatti, Signore, libera dallo spirito dell'indifferenza ogni spirito che si oppone alla tua santità, tutto ciò che si oppone a te, Signore, distruggi nel nome di Gesù, rimuovi nel nome di Gesù, rimuovi ostacoli nel nome di Gesù, ministra, Spirito Santo. Apri i cieli su noi, desideriamo di più. Alleluia.
insieme. Sei come un vento che soffia, la tua presenza è qui. Di nuovo apri cieli, preghiamo insieme. E apri cieli su noi, desideriamo di più. Sei come un vento che soffia, la tua presenza è qui. Apri cieli su noi insieme. Apri cieli su noi. Alleluia. Desideriamo di più. Sei come un vento che soffia. Cantiamola ancora, c'è unzione. Apri i cieli su noi, desideriamo di più. Alleluia. Sei come un vento che soffia, la tua presenza è qui. Alleluia. Senza la musica, solo le voci. Apri i cieli su noi, tutti insieme. Desideriamo di più. Sei come un vento che soffia, la tua presenza è qui, Signore. La tua presenza è qui. Ancora di nuovo, una volta. E apri i cieli. Desideriamo di più. Sei come un vento che soffia, la tua presenza è qui. Alleluia, gloria a Gesù. Benediciamo la presenza del Signore. Onoriamo la presenza del Signore. Dio onora coloro che lo onorano. Alleluia, grazie Signore per la tua presenza. Grazie Signore Gesù. Grazie per la presenza dello Spirito Santo. Alleluia. Gloria al tuo nome, Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Alleluia. Urishantara maracanta sai maracanta. Urakara marashantara maracanta. La cara maracanta santa, la maracanta santa. E te, Signore Gesù, alleluia, è tempo che inizia un risveglio nuovo. Alleluia, Signore, la tua gloria vogliamo. Urishanta la maracanta santa. Preghiamo per lo Spirito insieme. Urishanta ramarakanta saya. Urikishinti rimarakanta saya. Urikishinti rimarakanta saya. Ora karamara shanta ramarakanta saya. Ora shanta ramarakanta saya. Urikaramara shanta ramarakanta saya. Alleluia. Alleluia, gloria a Gesù. Urishanta ramarakanta saya. Urikishinti rimarakanta. Alleluia. Grazie Signore. Grazie Dio. Alleluia. Fratelli, non posso chiudere la riunione, ve lo dico. Non riesco a chiudere questo incontro. Alleluia, non riesco a chiudere. Alleluia, gloria a te, Gesù. Alleluia.
spezza. Alleluia. Gesù, in questo momento ti ringraziamo perché tu ci hai parlato e parlato nelle nostre vite, perché ci ami, sei interessato alla nostra vita, perché sei un padre buono come abbiamo cantato, e in questo momento uniti vogliamo prendere autorità, esercitare autorità contro ogni legame che ci separa dalla tua benedizione. Nel nome di Gesù vogliamo chiudere qualsiasi porta abbiamo aperto al nemico. Non vogliamo attivare demoni nella nostra vita, ma vogliamo attivare lo Spirito Santo di Dio. Vogliamo sostituire il peccato con lo Spirito Santo. Nel nome di Gesù sia spezzato adesso il legame di pornografia, adesso nel nome di Gesù Cristo. E ti vogliamo lodare, Signore, ti vogliamo benedire, perché nessuno è più forte di te. Tu sei al di sopra della montagna, Signore, e tu hai autorità nella nostra vita, Signore. A te ogni onore, a te ogni autorità, nel nome di Gesù Cristo. Amen. E amen. Amen.
Amen. Amen. Amen ed amen. Il popolo di Dio dice amen. Amen. Non so se vogliamo fare un canto finale tardi, però vogliamo concludere. Ce la facciamo concludere con un canto o concludiamo senza? Amen. Abbiamo ricevuto abbastanza, anzi molto. Amen. Veloce. So che un giorno vedrò coi miei occhi, Signore, la tua gloria nel cielo che splende ancora. Il tuo volto non sarà più un mistero, la tua voce ascolterò. Le domande che ho, tutti i dubbi in me, troveranno la pace che c'è in te. Faccia a faccia vedrò. L'amore di Dio e la comunione con lo Spirito Santo rimangono con ciascuno di noi da ora e per sempre. Amen. Dio ci benedica grandemente. Vi voglio bene a tutti quanti.